Ciao a tutti, come state? Bentornati sul mio canale Febe Lunare. Oggi per la rubrica Gist faremo una challenge insieme, una Gist challenge. E se questo formato di video vi piacerà, ve lo riproporrò sicuramente anche in seguito. Oggi ci focalizzeremo sulle abitudini. Per concentrarsi sulla costruzione di abitudini positive, la cosa migliore e fondamentale è la costanza. So bene che per me è proprio questa la mia difficoltà, rimanere costante con le abitudini. E sono sicura che molti di voi là fuori anche abbiano proprio in questo la loro difficoltà nel mantenere le abitudini. Quindi ho pensato di fare questa challenge insieme a voi per poter vedere appunto insieme se riusciamo a mantenere delle abitudini per 5 giorni consecutivi. E tra l'altro il libro che sto leggendo in questo periodo riguarda proprio le abitudini, è Atomic Habits. Però ops, ho fatto uno spoiler per il libro Book of the Month di febbraio. Comunque non sono ancora neanche a metà, quindi non posso basarmi in questo video sui concetti di quel libro. Però già dall'inizio del libro l'autore fa capire quanto sia importante essere connessi proprio con la costanza, per cui è molto meglio fare qualcosa di piccolo ogni singolo giorno piuttosto che lavorare a salti, tipo fare un sacco di cose per un periodo, poi prendersi uno o due mesi di pausa e poi rifarlo di nuovo. Quello che sto cercando di dire è: se ogni giorno ritagliate del tempo per eseguire le vostre abitudini e siete costanti con questo, potreste non sentire un grosso cambiamento nell'immediato, nella quotidianità, ma se rimpicciolisci la tua vita, guardi il grande quadro della tua vita da lontano, allora sicuramente noterai dei grandi e importanti cambiamenti all'interno della tua vita. Quindi consideralo come un investimento in te stesso. Investire 15 minuti per meditare qui, investire 15 minuti per fare journal lì. Semplicemente sappi che avrà un impatto duraturo nella tua vita. Quindi questa settimana andrò a prendere 4 abitudini e ne terrò traccia nella mia agenda. Dunque andrò a concentrarmi su journal, meditazione, sul prendere vitamine ogni giorno, ogni mese infatti ne prendo una diversa e questo mese sto prendendo il ferro, e sul leggere ogni mattina e o sera. Traccerò anche le altre abitudini che avevo deciso per questo mese, ma le considererò come dei bonus e mi focalizzerò semplicemente sull'ottenere la realizzazione di queste mie 4 abitudini ogni singolo giorno per questa settimana. Quindi cominciamo la sfida. Buongiorno a tutti e buon lunedì. Allora, ho già meditato e questa è l'unica cosa che ho fatto. Sono esattamente le 11, anzi le 10:58, e ora devo immediatamente prendere il ferro perché è suonata la sveglia mezz'ora fa per prenderlo, ma l'ho posticipata e non l'ho preso perché stavo facendo altro. Come sono un po' in anticipo nella mia tabella di marcia perché ho finito prima di fare uno script, di fare il podcast, mi sa che adesso, oltre a prendere il ferro, procederò con l'altra abitudine e quindi la lettura, perché stamattina l'ho saltata. Ora vado subito a fare quello che devo fare. Sono le 4:30 e mi sento un po' nervosa, infatti ho fatto un'altra meditazione, quindi siamo a doppia meditazione oggi, perché sono andata in posta e ogni volta che vado in posta non so perché mi irrito. Già è un periodo difficile per tutti e nel senso mi dà un po' fastidio avere sempre le persone vicino, come quando sei in cassa al supermercato che non tocca ancora te ma la persona dietro ti sta attaccata e ti mette pressione. E al di là del Covid è una cosa che mi ha dato sempre fastidio, ma adesso effettivamente a maggior ragione ancora di più. E quindi ogni volta che vado in posta, e ci devo andare almeno una volta al mese, torno che sono sempre un po' innervosita, arrabbiata, e questa cosa mi dà fastidio perché è una cosa stupida e dovrei cercare di controllarla meglio. Comunque mi sono appunto fatta questa meditazione, ma tutto questo per dirvi che tra poco scriverò, farò journaling, ma prima, ovvero tra pochissimo, mi metterò ad ascoltare la lettura dei miei registri akashici. Ho chiesto ad un'esperta una lettura, è una cosa magari strana, non avete mai sentito parlare di questa cosa, io l'ho scoperta da poco.
E chissà, magari in futuro proverò a fare qualche video, ma non vi do la certezza, anche perché magari è una cosa che può non interessarvi, è una cosa molto spirituale e quindi sicuramente potrebbe creare un po' di dubbi, di polemiche, di incertezze, non lo so. Comunque, in ogni caso, se me la sentirò magari potrò parlarne tra un po' in un video. Quindi adesso vado ad ascoltare questa lettura e poi sicuramente mi metterò a scrivere, ma magari non vi farò vedere in un video perché è una cosa molto personale, molto di concentrazione, quindi non voglio perdermi, insomma, proprio l'attimo, ogni singolo attimo di questa cosa. E sto aspettando questa lettura da 2 mesi, perché l'ho prenotata da 2 mesi, quindi potete capire l'emozione. E niente, solo questo. Quindi penso che ci vedremo domani, anche perché per oggi, dopo la scrittura, sono riuscita a raggiungere tutti i miei 4 obiettivi delle abitudini della giornata. Buongiorno! Mi sa che forse sarebbe il caso di accendere la luce, perché oggi è veramente una giornata super super uggiosa. Meglio. Non so se vedete, ho lo stendino, ma a parte quello, ancora il letto da fare e sono le 10:35. Sono ancora in pigiama. Ah sì, questo pigiamino è molto carino. Però l'unica cosa che ho fatto è stata meditare. Qui ho il mio PC. Infatti ho ancora gli occhiali per il PC, perché ho fatto degli script e tra l'altro adesso mi devo preparare per girare dei video. Ieri ho scritto, ho fatto journal, infatti ho ancora qui il mio journal. Eccolo qui. È stata un'esperienza intensissima quella dei registri akashici e sicuramente ve ne parlerò in un video, ma più avanti quando me la sentirò. Per cui il programma adesso è prendere le vitamine. Avevo voglia di farmi anche un bel frullato tipo banana e burro d'arachidi, ma mi sa che non ho tempo. E poi quindi dopo le vitamine fare il letto. Le vitamine sarebbe il ferro ovviamente, poi dopo devo fare il letto assolutamente, mi preparo, giro i video e insomma devo trovare il tempo di leggere perché ancora non ho letto. Di solito leggo la mattina, ma questa mattina mi sono alzata un po' più tardi, che vi ripeto, ieri è stata veramente un'esperienza intensa e quindi questa mattina avevo bisogno di riposare un po' di più. Comunque, in ogni caso, adesso cerco di fare tutto quello che devo fare senza stressarmi, con calma e in equilibrio. Buonasera, sono le 5 più o meno e oggi, a parte che mi vedete con questo cappuccio perché fa freddissimo, penso che oggi sia la giornata più fredda dell'anno, infatti sono proprio i giorni della merla. Oggi è stata una giornata fiacca, veramente fiacca. Avete presente quando vi alzate e non avete voglia di fare nulla? Ecco, sono indietrissimo con tutto perché non ho fatto nulla. Penso che la mia serata la concentrerò proprio nel fare le mie cose, quindi nel continuare con le mie abitudini, perché voglio rimanere costante. Mi sto rendendo conto che alzarsi presto la mattina serve veramente per mantenere le proprie abitudini, perché ti ritagli quel tempo necessario in più. Comunque, ora la smetto di farmi vedere in questo stato e ci vediamo il prima possibile, spero. All'ultimo giorno, oggi è venerdì, sono esattamente le 11, no, mezzogiorno meno un quarto e stamattina non vi ho fatto vedere ma ho meditato, quindi alla fine di questa giornata, quando arriverò a svolgere, si spera, tutte le mie abitudini, potrò fare un riassunto della settimana e capiremo insieme cosa ho sbagliato, cosa è andata bene, cosa non è andata bene, insomma faremo un recap finale. Vi anticipo già che oggi mi sono svegliata abbastanza
riposata, però sono rimasta in pigiama per un po', non ho fatto il letto per un po' e questa cosa diciamo che mi smonta sempre. E quindi per cercare di dare una sveglia alla mattinata, adesso appunto mattinata ormai ben inoltrata perché è quasi mezzogiorno, ho finito ora di prepararmi, mi sono truccata, insomma, ho notato che qualche volta fare questa cosa mi rende molto più attiva, perché sì, prepararmi mi preparo sempre, non è che sono in pigiama, anche nelle giornate in cui magari sono meno attiva, a parte quelle giornate in cui proprio ho l'umore sottoterra. E qualche volta ci sta anche quello. Proprio truccarmi, diciamo che evito anche per non stressare troppo la pelle, però effettivamente è un qualcosa in più che può dare uno sprint in più. Quindi per ora sono a metà delle mie abitudini perché devo ancora leggere. Stamattina non ho letto, però ho fatto yoga anche quasi tutti gli scorsi giorni, devo dire. È una piccola anticipazione che ho notato che fare anche solo obbligatoriamente quattro cose, quindi seguire quattro abitudini, mi ha dato anche una marcia in più nell'eseguire le altre abitudini mensili che mi ero prefissata appunto per il mese di gennaio. Comunque, non vi sto a spoilerare troppo la fine del video. Adesso mi metterò a leggere, poi devo fare una commissione fuori prima di pranzo, ma una cosa proprio veloce in zona. Anzi, mi sa che andrò prima a fare la commissione e poi sarà l'ora di pranzo, quindi mi metterò a leggere dopo pranzo. Probabilmente andrà così. E per il journal staremo a vedere quando mi sentirò ispirata durante il resto della giornata. Freddissimo, guardati i miei guanti. Il cielo azzurro, finalmente, forse oggi è un pochino più pulita l'aria. Mi riprendo dal basso perché, vabbè, non c'è nessuno, posso anche riprendermi così. Comunque mi vergogno sempre un po' a fare video all'aperto, ma per rendere un po' più, diciamo, movimentato questo vlog, visto che sono sempre stata a casa, mi faccio vedere anche un po' all'aperto. In sostanza la mia commissione sarebbe comprare il TV Sorrisi e Canzoni, perché la prossima settimana c'è Sanremo e io sono fissata e ho questa tradizione, comprare il numero di Sorrisi e Canzoni quando c'è Sanremo. Quindi una volta all'anno mi reco dal giornalaio. Sì, una volta mi piaceva da piccola andare dal giornalaio, mi piaceva l'odore dei giornali, però vabbè dai, piccola parentesi, ci vediamo dopo. Eccomi qui alla fine della sfida di questi 5 giorni e posso dire che questa quasi settimana per me è stata abbastanza facile. È stato abbastanza facile per me incorporare queste piccole 4 abitudini quotidiane e mi sono resa sempre più conto di quanto sia importante per me il sonno e di quanto sia importante per me andare a letto presto, perché prima vado a letto la sera e prima mi sveglierò la mattina e quindi sarà più facile per me svolgere le mie abitudini durante la mia morning routine. Tra le quattro abitudini, quella che mi ha portato, diciamo, un po' più di entusiasmo è stata l'abitudine della lettura. Quando iniziavo a leggere non avevo proprio più voglia di fermarmi, e però dovevo fermarmi perché avevo altre cose da fare durante la giornata, quindi direi che quelle, forse insieme alla meditazione, è quella che mi ha entusiasmato di più. Per cui, per questa settimana posso dire che questa sfida è stata un successo per me. Ho imparato di cosa ho bisogno per mantenere costanti le mie abitudini ogni singolo giorno e come rimodellare le cose per farle incastrare con le abitudini che voglio seguire. Quindi mi piacerebbe sapere se siete pronti anche voi per fare questa sfida, questa challenge. Sarete focalizzati nella consistenza dello svolgimento delle vostre abitudini? Fatemi sapere qui sotto su quali 4 abitudini avrete scelto di lavorare questa settimana e fatemi sapere anche i vostri progressi, fatemi sapere come andrà la vostra sfida. Mi guardate, ma in pochi commentate, quindi mi farebbe davvero davvero un sacco piacere se ci fosse qualche commento in più per capire anche
le vostre facce, insomma, sentire di più la vostra presenza. Quindi aggiornatemi con i vostri progressi e stay tuned per il prossimo mese, perché se questa challenge vi sarà piaciuta me lo potete far sapere tramite un mi piace a questo video e potrò riproporre questo format anche per il video gist del prossimo mese e quindi potremo andare a fare insieme un'altra sfida gist. E per quanto riguarda le altre rubriche, noi ci rivediamo il prossimo lunedì e se non l'avete ancora fatto, se vi va, iscrivetevi al mio canale per non perdere i prossimi video e attivate la campanellina di notifica. Vi ringrazio per aver seguito il video fin qui e come sempre ricordate che se state guardando la luna, la sto guardando anche io. Ciao!